personaggi e anche i luoghi dell'Italia. Oggi è venuto a trovarci un grande interprete del teatro italiano. È un personaggio che ci insegna a non smettere mai il dialogo con le proprie radici e lui ha veramente un amore appassionato per la sua città d'origine. Lo spettacolo si intitola Girgenti, amore mio, questo innamorato pazzo, è Gianfranco Iannuzzo. Allora, diciamo che dal titolo si intuisce proprio vagamente, no? Che le tue radici, ma leggermente vogliamo dire agrigentine queste agrigentino. Radici. Io avevo qualche piccola riserva, ti dirò, perché sembrava un presuntuoso, parlando della mia città, riuscire a parlare della città di ciascuno di noi. Quanto invece ti è un po' così. Quanto ti manca Agrigento? Ho scritto insieme ad Angelo Callipo, che uno, pur non essendo siciliano, scrive di Sicilia meglio di un siciliano. Mi manca tanto, però pensa che noi perché ci siamo trasferiti da dalla tempo, Sicilia, no? Nel 67. E 5 figli, e ci fu un patto, dice, andiamo pure a Roma, va benissimo, però con il patto che potevamo ritornare all'Agrigento durante tutte le vacanze estive e tutte le volte che avremmo voluto, e così è stato, quindi non mi manca perché ci vado spessissimo. Perché comunque la vivi, però diciamo che c'è anche un temperamento romano in te oramai, no? Sì, perché poi dopo Roma, così tanti essendo, anni. Essendo io siciliano, e quindi Roma, tutto sommato, il carattere vostro dei romani, sono legato a Roma intanto per gli studi che ho fatto, ma poi perché ho frequentato la scuola di Gigi Proietti, voglio un romano, doc, la scuola di recitazione. Abbiamo visto proprio prima, c'è stato tutto uno speciale molto legato da parte di Sonia Grey. E quindi poi, dimmi insomma, un po', di temperamento romano tu che cosa conservi? Insomma, il mio impatto, il primo mio impatto con l'umorismo vostro romano fu straordinario, perché io ho fatto le scuole, le ho fatte a Centocelle, in Borgataro. Siamo tutti Borgataro, sì, io vengo da Prenestino, quindi per chi non conosce Roma, magari non capisce. C'era un liceo di Centocelle, c'era un compagno mio di scuola che si presentava proprio, era un battutaro di quelli romani. Lui parlava con la voce un po', parlava con la voce bassa, c'era amoro, te do un cazzotto così forte che se te morti da magnà, morite fame per aria. Poi dice, per esempio dice, senti, ma hai trovato un romano stranissimo, però io non ne ho mai incontrato i romani. Così, era sceso. C'era Temistocle, che poi a Roma quando ti hanno detto Temistocle già ti hanno ammazzato. Temistocle è il massimo d'offensivo. Chissà chi era sto Temistocle. C'era Temistocle, te pio per le orecchie, te scarto come una golia. Poi io ho visto questo qua, ho visto mortificare della gente. Per esempio, quando uno mi ammira una categoria precisa, no? Per esempio di uno magro, ci ammazza, sei talmente magro che a te, per fatte le radiografie, abbassa una bajur. Oppure di uno al basso. Senti, ma parlava sempre così, eh? No, parlava, ogni tanto gli usciva la voce normale, però ogni tanto parlava, gli si abbassava la voce. C'era un po' di problemi con le corde vocali. Per esempio dice, sei talmente basso che te puzzano le pietre di brillantina. su quelli bassi c'ho una variante, perché quando ho fatto il servizio militare, io ero un caporale, questo era un fante semplice, si chiamava Giacomino. Era alto uno e fermete. Uno e fermete, a Giacomini. Certo che a te si te devono fucilare. A risparambiano pure il muro. Te fucilano sul marciapiede. E poi le battute invece, quelle forti romane che lui aveva, era per esempio... Ah, sempre a Temistocle. Te do uno schiaffo che ti faccio girare tante di quelle volte che i parenti tua morono tutti di raffreddore. Adesso l'ultima, però quella che sì, secondo lui lo fece bocciare, perché lui fu bocciato perché dice sempre Temistocle, sei talmente cornuto che se passi sotto ai fili del tram fai il giro da circolare. Sì, diciamo, vabbè, l'umorismo dei ci provi a fare il romano, diciamo la verità, dai. Ci provo, insomma, no, sai, no, romano è difficilissimo. Quello in siciliano però ti vengono meglio, perché un siciliano meglio, invece siciliano. Che cosa direbbe? Una bella battuta siciliana. Ma per esempio una cosa per... Non per... pezzo di femminone che è pampene, dedicato a te. Quelle pampene, aspetta, voglio capire che vuol dire, che sono le pampene. È un complimento bellissimo che si fa a una donna. Sicuri? Tu poco fa cioè, sei stata bravissima. Siciliano? Sei bravissima e bellissima. Mi fido? Sì, ma non si fido. Dice che è pampene, le pampene sono
le foglioline di alloro che ci cingevano il capo delle dee. Quindi, ah, vabbè, allora è bello, allora mi piace. Bello pezzo di femminone che è Pablo. Grazie Gianfranco, grazie, insomma, comunque di questo tuo legame, di questo tuo visto legame, la dieta, grazie. Con la tua città Agrigento, insomma, ci sono tanti tanti aspetti, poi c'è anche una bellissima dichiarazione d'amore, però vorrei che me la regalassi dopo. C'è un momento, grazie Gioemia, lo so che hai previsto un momento in cui lo farò volentieri, grazie. Fra poco ci farà questa bellissima dichiarazione d'amore. Attenzione, perché noi adesso facciamo 12 minuti di pausa esatti per il TG, per il meteo, ma fra poco torneremo con la nostra domenica in onda con naturalmente Gianfranco Iannuzzo, Gabriella Pession, Francesco Baccini, Clebi, il nostro la nostra gara con i giovani talenti e lui, oramai l'abbiamo scoperto, il grande Zucchero Sugar Fornaciari. Vi aspettiamo. Fantastico. A dopo. Grazie Gianfranco. Grazie davvero.